Pensa che fosse diffusa in qualche modo questa forma di follia all'interno del borgo, all'interno di Perugia? Beh, nella introduzione, nella prefazione che fa di questo primo libro, Il Gorini, Furti e Mestieri, Raffaele Rossi richiama una espressione di Ruggero Grieco che parla della Mattia Umbra. Ecco, la Mattia Umbra, sì, se vogliamo, vena, no? Che si nota in tante cose, tipico esempio i Cieli di Gubbio, insomma, no? Lì è un'espressione di follia collettiva, cui peraltro io sono molto affezionato. I miei nipotini quest'anno hanno partecipato vestiti da Sant'Antoniani, piccoli piccoli, la mamma. I genitori ce l'hanno portati, no? Perché io stesso ho portato le mie figlie dall'età di 3 anni, no? Siamo andati sempre su. E quindi c'è questa cosa. E certo, Gorini è anche un esibizionista. E in questo, per esempio, ricordo che Claudio Spinelli, il poeta, no? Trovava. Dice sì, ma non rappresenta l'animo perugino perché il perugino è molto più riservato, e invece lui, no, era tutta una esibizione teatrale, nei suoi gesti, quando appariva per il corso e dava da mangiare ai piccioni, o si vestiva da Befana, poi come concessione alla modernità passò a vestirsi da Babbo Natale, no? E ricordo. Proprio per il corso, per Corso Vannucci, la meraviglia e lo sconcerto, no? Di alcuni forestieri che vedevano questo, che distribuiva i suoi biglietti da visita, che erano questi qui, no? Ecco. Vittorio Gorini, libero pensatore. E con il suo trabicco, lì, con la bicicletta a motore. Andava in giro con due bandiere, quella italiana e quella del Papa, perché diceva, prima apparteneva al Papa, allo Stato Pontificio, quindi insomma, era tutta la storia che lui riassumeva. Ecco, c'è questa forte dose di esibizionismo che poi lo ha portato anche in trasmissioni televisive, no? Da Maurizio Costanzo, da Pippo Baudo. E non so quanto in effetti avesse ragione Spinelli nel dire, ma insomma, lui è un perugino atipico perché il perugino non si mostra così, no? È abbastanza riservato nei suoi atti e nelle sue espressioni. E secondo lei in che cosa invece il Gorini era autenticamente perugino? Se c'era qualcosa. Beh, sì. In questa assoluta diffidenza verso il potere, insomma, no? Che nei perugini e negli umbri si manifesta in molti modi. Penso ad episodi diffusi come la renitenza alla leva, che ne so, no? In periodi passati, all'ostilità verso le tasse. Penso ai contadini che prendevano schioppettate gli esattori, poveracci che andavano a dare la cartella, e loro quando li vedevano arrivare si armavano e sparavano, insomma, come se fossero loro i responsabili. E poi ecco, vabbè, insomma, Gorini era un istintivo, non aveva fatto che le due prime classi della scuola elementare, quindi non si poteva pretendere da lui. Però, insomma, ecco, una cosa di cui, ad esempio, abbiamo dibattuto in occasione dell'ultimo 20 giugno, 350 anni dal 20 giugno 59, è l'atteggiamento laico della città, no? Ecco, che in passato è stato anche venato di anticlericalismo. E che comunque è sempre una rivendicazione
laica nei confronti del potere religioso, ma poi per estensione del potere politico, di tutti coloro che hanno in mano le leve, insomma, decisionali.